Che venisse a vedere la Ferrari, sospensioni attive, attuatori, centralina, che cosa vede? Attuatori sono quelli che sostituiscono le tradizionali molle ed ammortizzatori, è tutto qui dentro, molla pneumatica che è l'evoluzione a molla meccanica che sia, leggera differenza estetica, ma queste quattro parti, due davanti, due dietro, sostituiscono, lo ribadisco, i normali, i tradizionali ammortizzatori e molle. C'è un sistema idraulico che collega questi attuatori con la centralina, con la pompa che mantiene in pressione l'impianto, pompa che serve anche il funzionamento del cambio. La parte elettronica, il software, cosiddetto il programma, gestito elettronicamente da una centralina sulla fiancata della macchina insieme alle altre centraline dell'elettronica generale, motore o cambio che sia. Il pilota all'interno dell'abitacolo più di tanto non può sapere, una volta stabilito il programma che utilizzerà per il Gran Premio, più che altro un warning che sul LED, sul cruscotto, avvisa un'eventuale anomalia di funzionamento, una misura di sicurezza, un warning lampeggiante che dice stai attento, non sta funzionando bene il sistema. La Ferrari sta portando avanti velocemente questo programma, prossima settimana tre giornate a Fiorano con dei nuovi attuatori sempre a molle a gas che sono poi pneumatici, che sono quelle più evolute, che permettono più miglioramenti, con la speranza di poterle usare già al Gran Premio di Monte Carlo. Lo sperano anche Berger ed Alesi.